Allora ragazzi, bentornati su RetroPlay. Questa volta giochiamo a Mega Vault della Imagine, gioco del 1981 per il computer VIC-20. Questo gioco mi è stato suggerito da un mio iscritto, però io non lo conosco sto gioco perché io la softeca del VIC-20 la conosco molto poco, visto che da bambino, come io ho detto, non ci ho giocato perché la compagna di classe che c'era al VIC-20 non mi ci faceva mai giocare, mannaggia lei. E questa cosa l'abbiamo detta nella puntata di Snake Pit, ricordate il gioco dei serpenti di cui abbiamo fatto una sfida? E in pratica questo Mega Vault, quindi io non so cosa aspettarmi da questo gioco, non so assolutamente cosa aspettarmi. Lui diceva che da piccolo gli piaceva questo mio scritto, adesso andiamo a vedere di che si tratta. Mi ha incuriosito anche perché la copertina, come vedete, è molto bella, guardate che bei colori che ha, e sembra che ci sia una specie di prigione. Infatti Mega Vault vuol dire la grande, come si dice, il grande cavò, no? La grande prigione, il grande cavò, come lo volete chiamare. E vediamo un po', sembra molto strana sta copertina, c'è tipo una tizia che sembra Miss Pac-Man con i capelli tinti che sta dentro una gabbia circolare, probabilmente noi dobbiamo liberarla, oppure lei che ci lancia sti missili, non lo so ragazzi, andiamo a vedere com'è il gioco perché sono curiosissimo di vederlo, andiamo a vedere. Allora, eccoci qua, allora, innanzitutto ho sbagliato perché il gioco non è dell'80, ma è dell'84. Vediamo che c'è questa schermata iniziale dove si vede questa strana ragazza con tutti questi capelli sparati in aria che sta all'interno di una gabbia. C'è scritto Mega Vault, che vuol dire appunto la mega gabbia, il mega cavò, come lo volete chiamare? La mega tana, come lo possiamo chiamare? Adesso io prendo il mio bel joystick, il mio bel arcade stick, e andiamo a provare questo gioco che non ho. Ah, sta ancora a caricare, perfetto, sta ancora a caricare. Cerchiamo di velocizzare il caricamento in qualche modo, se no qua non ne usciamo vivi. Vediamo un po' se riesco a velocizzarlo. Ok, eccolo qua, Mega Vault. Eccolo qua, c'è un tizio che si chiama Fred, che è una specie di alienone, un ciccione. Poi ci sono you, che è una specie di alienino. Poi c'è il cibo che è un asterisco e la chiave che è ovviamente una chiave. Quindi Fred è il cattivo, a quanto ho capito. E la tizia? Boh, la tizia non so dove sta. Comunque, premo il tasto. Non si sente l'audio. Sono scemo io. Non me. Ecco, premi un tasto, dice. Forse si gioca solo con la tastiera. Perché sto premendo il joystick, ma non va. Provo. Ok, ah, eccolo qua. F1 to start. Allora, vediamo un po'. Io quindi sto in alto a sinistra assieme a sto gigantone. A sto alienone, guardate come balla il personaggio mio. È tutto rosa. Questa vault, questa prigione è tutta rosa. E dobbiamo schivare la roba per andare a prendere la chiave che sta dall'altra parte. E poi dobbiamo pure tornare indietro a liberarla. Insomma, già ho capito. Allora, però c'è un accenno di musichetta. C'è un jingle all'inizio. Vediamo un po'. Ma è difficile. C'è anche un tempo limite. Come faccio? No! Ma è di una difficoltà assurda sto gioco. Purtroppo molti giochi del VIC-20 c'hanno una difficoltà infame, tipo questo. Ma per fortuna se sbatto contro le pareti non muoio, perché in certi giochi succede pure che morivi. Allora, prendiamo quindi il cibo. Vai, corri, 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 via. Non ho capito a che serve sto cibo, però io l'ho preso. Mamma mia, ho schivato per un pelo. Ah, c'è pure sto treno che dobbiamo schivare. Questo è 8 metro, tipo, no? Penso sia un treno, questo. Ma porca, sono a sbattere contro il treno. E devo ricominciare 8 da capo. Ma è difficilissimo questo gioco, raga. Però punteggio 0. Perché mi dà punteggio 0? Io del cibo che ho preso me lo dovrebbe assegnare. Invece no. Col fuoco non faccio niente. Vabbè, niente. La prima partita se n'è andata a quel paese. La prima partita se n'è andata. Riproviamo, riproviamo. F1. Però non è male il gioco, eh. È difficilissimo, però mi intriga. Mi intriga. Questi giochi del VIC-20 li trovo interessanti, se devo essere sincero. Sapete perché? Perché con solo 16K di memoria riuscivano a fare comunque dei giochi fatti e finiti, no? Quindi con pochissimi mezzi, ma con tanta inventiva.
che è una cosa che a me affascina sempre, delle creazioni dell'ingegno umano, no? Più o meno artistiche, più o meno ludiche. Mi interessa quando con poco si riesce a fare. Ok, cosa andiamo qua? Allora, c'è quel pippetto che va avanti e indietro. Vado qua. Ma qui attenzione che è difficile, perché questi pippetti vanno avanti e indietro qua, No, sono sul laserone, mi son fregato sul laserone. Ce l'avevo quasi fatta, regà. Riproviamo. Questo è un gioco di pura abilità, eh. Mamma mia, mi stavo beccando quello, eh. E farete come l'omino nostro balla, veramente sa balla, guardate. Guardate come balla a break. Ok, il treno se ne va e noi pure se ne andiamo. Io vado qua. Allora, rifacciamo come prima, che aveva quasi funzionato la mia tecnica, eh. No. Ehi, ce l'ho fatta, attenzione. Oh, siamo arrivati nel Vault, ragazzi, nella Mega Vault, ovvero il Mega Cavo pieno di cibo, soldi, e c'è anche una chiave lì. Ma prendo la chiave, intanto il tempo sta scadendo là in alto a sinistra. Prendendo la chiave mi arriva tutta la barra, non so perché. Ma fregà. E ovviamente la chiave l'abbiamo persa. E devo ricominciare tutto da capo. Ma è un gioco veramente infame questo. Però devo dire che è molto molto interessante quel gioco, eh. Soprattutto è divertente, lo sto trovando, nonostante sia di una difficoltà assurda, lo trovo veramente divertente, nonostante sia molto basilare e molto difficile come gioco, eh. Sì, ce l'ho fatta per un pelo. Devo stare attento quando ritorno indietro, eh. Tanto faccio festa a gozzo vivo mangiando tutta sta roba. Ok. Stavolta vado sempre giù, perché l'ultima volta che sono andato su me la sono presa nel... No. Sì, attenzione. Aspettiamo che questo stronzo se ne va. Allora, direi che sto a buon punto, eh. Scappa. Via. Madò. Ecco, questo è l'ultimo passo. Se muoio qua rosico, eh. Rosico tantissimo. Sì, ce l'ho fatto, ho liberato la mega cicciona. E si passa a livello 2, che è ancora più difficile, ovviamente. Il tempo è più stretto, infatti vediamo che la barra del tempo cala più in fretta, mannaggia lei. La barra destra penso che mostra quanti dei collectibles abbiamo preso. Cioè quanto cibo, che poi cibo, io penso sia oro in realtà. No, sbatte. Ho fatto 280 punti però, eh. E ultima vita. No. Cioè i punti però te li dà solo quando finisci il livello, non ti dà mentre stai a giocare. No, ma perché? Ho girato a sinistra. Ok, game over. Però, oh ragazzi, sono riuscito a superare il primo livello, non male, eh.
No, carino questo gioco, mi piace decisamente. Mi piace il fatto che, pur essendo molto semplice, è un gioco molto divertente, molto basato sull'abilità e sul tempismo. Mi piace anche il fatto che tutto il vault sarebbe questa specie di dungeon, questa prigione con questo caveau pieno di roba. È tutto rosa, è tutto, non si sa perché è tutto rosa. Infatti anche nella copertina del gioco ci abbiamo tutto rosa, vedete il vault è tutto rosa. Ma una cosa particolare è che, come vedete, nella copertina del gioco la ragazza dentro al coso somiglia quasi una ragazza, mentre invece nel gioco vero e proprio sembra una specie di alieno con le antenne, una cosa orrenda. Sarà una ragazza aliena, non lo so. Comunque per questa volta è tutto, ragazzi. Questo era Mega Vault per VIC-20, gioco che francamente mi ha divertito, mi è piaciuto, però è veramente difficile. È veramente difficile. Metterà alla dura prova i vostri nervi se provate a giocarci. Per questa volta è tutto. Volendo, ci si può fare anche una sfida. Quanti punti ho fatto? Un po', 200, capirei, 280 punti, non è che sia sto gran punteggio. Non credo sia molto adatto alla sfida questo gioco, perché i punti te li dà solo se finisci il livello. Quindi la maggior parte della gente che ci giocherà farà 0 punti. E quelli che supereranno il primo livello faranno 280 punti come ho fatto io e basta. Perché prenderanno ovviamente tutti i collectibles, no? Quindi, ok, per questo è inutile fare una sfida a sto gioco. Però per questa volta è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima!